Mercanti in Piazza Duomo ad Isola di Capo Rizzuto per il seminario Sport e Cultura, organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Crescere Insieme, con il patrocinio della parrocchia Santa Maria dell'Assunta e di diverse associazioni del territorio. Al centro del confronto il rapporto che intercorre tra sport e cultura. Questo seminario è stato scelto con questi due temi perché pensiamo che sono due temi abbastanza importanti per la crescita del nostro territorio. Un territorio difficile dove i giovani sono sempre più allontanati dalla sfera delle attività parrocchiali ma anche comunali. Quindi il nostro intento è proprio questo, di far capire che anche se sembra difficile interagire con questi due temi, ma con anche tantissimi altri temi, noi possiamo aiutarli e possiamo fargli capire che ci siamo noi e possono dare un contributo ancora per questo territorio. Invece lì a battamuro, a pezzicare dentro lo scuro, a zombare con una corda nuova cile d'acqua lorda, a carnevale, mennaggiate e vestuti mascherate, panze dure e tirimbocche. Il mutato assetto demografico e socio-economico, è stato sottolineato, pone seri problemi per il mantenimento dei saperi, delle tradizioni, dei veri valori culturali. Dunque è necessario più che mai fornire gli elementi conoscitivi essenziali su quanto l'attività sportiva possa ad oggi colmare il divario creatosi nelle diverse sfere sociali, a dimostrazione del fatto che uno sport fraterno è capace anche di guarire le ferite. E come comunità cristiana siamo consapevoli di avere una grande responsabilità nei confronti diciamo delle generazioni più giovani, non solo quelle che si affacciano al mondo della comunità cristiana, ma in generale con tutto il mondo giovanile. La responsabilità che abbiamo è quella di offrire da parte nostra la possibilità, tutte le possibilità, perché il mondo giovanile possa esprimersi nel modo migliore, con tutte quelle che sono le sue qualità, le sue risorse, la forza di rinnovamento, anche la forza critica che hanno i giovani. Questo è il nostro compito, e poi lasciare spazio a loro, perché quando gli si lascia il giusto spazio, poi sono loro che ci sorprendono, ci meravigliano e sanno veramente realizzare delle cose molto belle. Non dirmi che mi ami, se poi non ci rimani, alla fine del concerto.